Il 12 giugno sarà una domenica, a scuole chiuse, spero di sole, gli italiani possono rivoluzionare la giustizia, possono cambiare la giustizia. Ci sono 5 referendum che in tutti i comuni italiani solo domenica 12 giugno potranno finalmente accorciare i tempi dei processi, chi sbaglia paga, gli innocenti fuori di galera, i colpevoli in galera, separazione delle carriere, fuori le correnti e la politica dai tribunali, e gli italiani finalmente avranno una giustizia giusta. Però bisogna andare a votare. Bisogna andare a votare domenica 12 giugno e conto che in tanti lo facciano. La riforma Cartabia tocca altri temi, non tocca la separazione delle carriere. Qua ci sono 6 milioni di italiani che attendono giustizia, che sono sotto processo da 1, 2, 3, 4, 5 anni. È una follia. Giudici che sbagliano, innocenti in galera, persone che per un processo anche civile aspettano anni, non è possibile. Quindi i referendum saranno una spinta al Parlamento per fare quello che non ha fatto in 30 anni. La pace. Io al Presidente Draghi ho chiesto di portare negli Stati Uniti la voglia degli italiani di pace. Dopo quasi 3 mesi, dopo decine di migliaia di morti, non saranno altre armi a fermare la guerra, ad avvicinare la pace. Le dichiarazioni di entrambi, sia di Zelensky che di Putin, dicono che la voglia di dialogare, di cessate il fuoco, di sedersi c'è, quindi l'importante è che non ci sia qualcuno altrove che voglia alimentare questa guerra da cui tutti hanno da perdere, ucraini, russi, italiani, tutti. Dalla guerra tutti hanno da perdere, quindi io mi auguro che da Washington arrivino finalmente parole di pace, perché noi per carità abbiamo approvato aiuti umanitari, aiuti economici, aiuti militari, però la guerra è cominciata da quasi 3 mesi e più va avanti più sarà difficile tornare indietro. L'Italia poi da questa guerra ha tutto da perdere, e quindi al Presidente del Consiglio ho chiesto di parlare non di armi e di guerra, ma di pace e di cessate il fuoco. Per me la priorità in questo momento è la pace e il lavoro, e sono due temi legati, perché la guerra porterà in Italia alla perdita di centinaia di migliaia di posti di lavoro. Poi del cambiamento dei trattati, delle riforme, del funzionamento dell'Unione Europea sono ben disponibile a parlare quando ci sarà il cessate il fuoco in Ucraina.